Siamo noi, siamo noi, i campioni d'Italia siamo noi. Siamo noi, siamo noi, i campioni d'Italia siamo noi. L'associazione sportiva legata al Centro Francesca So Sport è vincitrice del campionato nazionale di pallavolo FISDIR CSI a Ravenna. Una riconferma dopo quella del 2019, dopo 2 anni di sport, una quarta vittoria che segue 3 secondi posti e 4 terzi posti. Tanti i ragazzi che sono coinvolti, Luca Moretti è stato eletto anche miglior giocatore di quest'anno. Sì. Un'emozione, hai fatto quanti punti hai fatto? Molti. Antonio Toto Bernardini ha seguito dalla panchina la squadra della So Sport. Come sono andati questi ragazzi? Cosa si è provato a tornare finalmente sul campo? È veramente stata una bellissima emozione, perché era dal 2019 che aspettavamo questo momento. Poi siamo tornati anche vincitori, quindi doppia, tripla soddisfazione. I ragazzi sono rimasti veramente contenti, avevano voglia di giocare, avevano voglia di incontrare anche i loro amici che ormai si conoscono perché da tanti anni partecipano a queste iniziative. Era il momento giusto per ripartire. Ravenna ci ha accolto a braccia aperte, e quindi grande emozione. E adesso si torna in campo come oggi per allenarsi, ma sono tante le iniziative che vengono portate avanti dalla vostra realtà. E, oltre alla pallavolo si fa atletica leggera, si fa bocce, e quindi i ragazzi sono impegnati un po' nell'arco di tutto l'anno in vari eventi. E quindi durante la settimana si allenano, adesso si ritorna in palestra ed è importante quello, ci vediamo, ci incontriamo, è un momento per giocare, per divertirci e per passare un'oretta e mezza spensierata. Zaccheo Magnoni, Zacchi, il capitano di questa squadra, hai portato la tua squadra alla vittoria? Giusto, sì, perché per vincere è stata un po' dura, 4 partite, vincere lì con lì a Ravenna, sono stato molto contento. Ringrazio a tutti, a Toto, a Ilaria, a Katia, Piero, Filippo, tutti che hanno aiutato. E cosa vuol dire essere il capitano di una squadra che ha vinto nel 2019 e ha vinto anche quest'anno? Una grande emozione? Mi ha vinto l'emozione di siamo un campione nazionale, che siamo forti, molto forti. Io mi sono un po', non emozionato, un po' divertito molto. Cristina Ranocchi, il mondo della FISDIR che avvicina tanti ragazzi e ragazze al mondo della pallavolo e dello sport in generale. Esattamente, praticamente la FISDIR, che è la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, da anni ha deciso di far crescere anche questa disciplina, che è una disciplina molto complessa, quella della pallavolo per la disabilità intellettiva. E praticamente seguo questo movimento per la FISDIR da diversi anni, e la So Sport nello specifico è la società sportiva che poi organizza per la FISDIR i campionati italiani di pallavolo. È una nostra realtà qui di Urbino, quindi sono doppiamente contenta perché chiaramente oltre che organizzarli li ha anche ripetutamente vinti, quindi portando un pochino in alto l'onore della nostra realtà, questo mi rende molto felice. La FISDIR ha trovato un grande connubio con il CSI e insieme diciamo che stanno facendo veramente crescere questo sport, e quello che vorremmo anche attraverso questa intervista di oggi, insomma, ma anche attraverso tutto quello che stiamo facendo, è dare un suggerimento che tutte le società sportive, specialmente nelle Marche, che sono molto attente alla pallavolo, intraprendessero questo percorso anche per la disabilità intellettiva, perché questi ragazzi sono veramente in grado di poter, stando con dei compagni, dei pari età, eccetera, eccetera, quindi all'interno di altre società, iniziare a fare questa attività, questo sport che è altamente inclusivo, perché è uno sport di squadra, perché è uno sport che già prevede nel regolamento la presenza di atleti partner, e quindi, come credo che già anche Antonio Bernardini avrà fatto presente, crea un connubio molto, molto interessante, molto funzionale per questi giovani. Siamo campioni d'Italia. Viva!